Un'altra cosa interessante è, per quanto riguarda, ho detto all'inizio, i sinonimi, è avere un po' sottomano questi sinonimi e lavorare un po' sui rivolti, per esempio prendere questa cosa qua che si fa all'inizio, cercare di farle anche con i rivolti, anche in altre posizioni. Lá semidiminuito, Ré, e qua ci vuole la tredicesima, che stavo alla seconda parte, cioè, per andare, però mi sono un po' distratto. Magari cambio e creo un altro registro, vado in un altro registro, un'altra parte, mettendo i bassi e insomma. Questa cosa qua di suonare rivolti nelle parti alte dopo avere la mappatura degli accordi, cioè la mappatura deve essere negli strati, no? Io penso e studio il brano, no? Penso e capisco il brano, è la sigla, è il sol minore, è la mappatura dell'accordo, però non necessariamente deve essere questa posizione. Questa è una mappatura molto superficiale, che deve essere il prima possibile ripensata, no? Il sol minore potrebbe essere una mappatura interessante, meglio ancora è abbinare le tre forme di che sono complementari a volte dicono la stessa cosa, ma a volte no, di siglare, di capire l'armonia. Uno è l'accordo, sol minore settima, l'altra è il grado, primo grado, l'altra è la funzione armonica, tonica. Avere queste mappature sotto mano ci permette poi di fare delle associazioni che non sono legate propriamente a questa parte o la zona, la posizione dello strumento. Sapere che sono in un primo grado mi aiuta poi a trovare tutte le disposizioni che il sol minore mi dà, e sapere che sono in una tonica mi permette anche di fare associazioni con altre forme di altri accordi con la stessa funzione, per esempio il si bemolle major, no? Se io in questa mia mappatura sto facendo una cosa del genere. Mi sto creando un voice un po' più misterioso, c'è cioè il bassista che fa. E ho sempre quella voce che dicevo all'inizio, che era il cambio tra questo accordo, Sol minore e Do settima, no? O Sol minore sesta, no? E questo Fa che scende in Mi, no? Quindi. Però questa qua è una forma tipica di Si bemolle major. Io so che entrambi gli accordi, Sol minore e Si bemolle, esercitano una funzione di tonica in questa tonalità. Quindi la mappatura può essere anche essere fatta con due passi indietro, e io raggruppo la mia idea di accordo in un concetto che è il concetto di funzione armonica, e quello di tonica. Quindi questo serve a eseguire il brano moltissimo, soprattutto se ci sono altri musicisti. Naturalmente, se io devo fare questo brano stasera con un cantante, sono da solo, io non mi. Cioè, questo qua mi riservo a una introduzione. No? E no, no. Cioè, io voglio dare il basso, dare, diciamo, un senso armonico più forte a chi sta cantando, per esempio, no? Però.
per esempio, adesso ho usato sempre diciamo una certa stabilità dei bassi perché sono da solo, però niente mi impedisce di utilizzare queste forme qua all'interno del discorso, no? Se sentiamo attentamente Tocchino, che è gigante della chitarra, spesso lui trova spazio, e di questo si tratta, per far sì che due chitarre, sempre lui, condividono, no? Una cosa molto semplice può essere dividere voicing e registro, no? Registro, questo è il mio strumento, va da qua a qua, e io ho un registro basso in cui sto lavorando. Qui, diciamo, percepisco meno come salti, ma come cambi di registro. Non è un problema di conduzione di voce, ma proprio di uscite dalla normalità dell'armonia. E se stai suonando con un altro, questo frequentare gli accordi più acuti è molto, molto importante saperlo fare. Uno può stare qua tutto il tempo, no? Sol minore, do settima, sol minore, mi semi diminuito, la, re minore, sol settima. Do minore, la semidiminuito, la settima, sol minore, no? Puoi stare tutto il tempo qua, oppure, come ho fatto un po', diciamo, senza pensare molto, interrompendo quello che stai facendo e creando delle situazioni che possono essere interessanti soprattutto nei cambi di struttura, no?